Eliza è una vampira potentissima nata più di 1000 anni fa. Un giorno decise di fare un sonnellino in una bara, ma inavvertitamente si addormentò per centinaia di anni. Nel frattempo, la famiglia di Lily costruì la propria villa sopra il luogo dove si trovava la bara, imprigionando Eliza. Non si sa come si sia liberata, ma a quanto pare non si è ripresa del tutto dal suo sonnellino, poiché ella soffre di narcolessia. Infatti le capita di addormentarsi senza controllo anche durante i combattimenti. Ma più che della storia del personaggio in sé, che si riduce praticamente solo a questo, è interessante la storia della sua creazione. Nel 2013 Namco Bandai decise di provare a sperimentare nel campo di picchiaduro free to play, cosa che si tradusse con la realizzazione di Tekken Revolution e Soul Calibur Lost Sword, che tra parentesi ha cessato di esistere da poco dato che i server sono stati chiusi il 30 novembre di quest'anno. Al lancio di Tekken Revolution c'erano pochi personaggi giocabili, ma nel corso dei mesi ne vennero rilasciati tramite update sempre di più, ma comunque tutti i personaggi del cast di Tekken già visti quindi in titoli precedenti. Questo finché Namco non decise di prendere una strada differente, sperimentando ancora una volta qualcosa di nuovo. Una votazione su quale personaggio basato su concept scartati per i titoli precedenti sarebbe stato introdotto in Revolution. I partecipanti furono 10. Eliza la vampira, la cui storia ve l'ho già raccontata. La prima volta che fu proposta, durante lo sviluppo di Tekken 6, non fu inserita per mancanza di tempo e di staff che potesse lavorare sul personaggio. Shin Kamiya, un personaggio del film in CGI Tekken Blood Vengeance. Il problema per la quale fu scartato era dovuto al fatto che la sua presenza in un gioco avrebbe avuto un impatto anche sulla trama del film, che siccome non credo lo abbiate visto tutti, non vi racconterò. Togu, soldato della Tekken Force e amico di Lars, lo affianca durante la campagna di Tekken 6. Sposa Zombie. Idea nata durante lo sviluppo di Tekken 3, fu riesumata durante lo sviluppo di Tekken 6 come sorella di Miguel, morta durante il suo matrimonio. Fu scartata perché creare un moveset per uno zombie era troppo complicato. Una versione femminile di Paul Phoenix. Per qualche strana ragione Paul diventa una ragazza, ma non in modo raccapricciante, ma anzi una ragazza molto carina. Siccome era un'idea idiota, fu cestinata nel momento stesso in cui fu proposta. Mantide religiosa gigante. Durante lo sviluppo di Tekken 3, un bug ha causato il dislocamento delle braccia di uno dei modelli, deformandolo. La cosa sembrò interessante, poteva essere la base per un nuovo personaggio, ma purtroppo lo sviluppo di Tekken 3 aveva già tempi strettissimi e non potendone perdere neanche un po' per creare un nuovo personaggio, decisero di abbandonare l'idea. Alcuni file di gioco di questo personaggio sono comunque presenti nella versione arcade di Tekken 3. Soldatessa sexy della Tekken Force. Come dice il nome, è una sexy soldatessa della Tekken Force. Praticamente una versione molto più fanservice dei soldati Crow. Un'idea nata durante lo sviluppo di Tekken 5 e riaffiorata durante quello di Tekken 6, ma mai attuata perché il suo costume succinto avrebbe potuto far alzare il rating di valutazione, cosa che può sembrare una cavolata a noi, ma in Giappone i corrispettivi del nostro PEGI 18, i 0Z, sono giochi che non possono essere pubblicizzati. Quindi niente trailer in TV, niente cartelloni pubblicitari. Il massimo di promozione che un venditore può fare è esporre poster di gioco all'interno del suo negozio. Alla fine, per un negoziante, esporre un gioco non pubblicizzato non è conveniente, e quindi spesso i giochi 0Z vengono rimossi dagli scaffali, obbligando chi è interessato a ordinarli al commesso, che glieli farà arrivare. E questo si traduce in un notevole abbassamento delle vendite, perché spesso questa cosa scoraggia l'acquirente. Nel caso dei giochi digitali, invece, categoria che riguarda Tekken Revolution, essendo un gioco acquisibile esclusivamente in digital delivery, i 0Z possono essere scaricati solo se al proprio account è collegata una carta di credito intestata a una persona maggiorenne residente in Giappone. In conclusione, quindi, se questo personaggio avesse vinto il sondaggio di Tekken Revolution, prima di inserirla nel gioco avrebbero rivisto il suo costume per andare incontro ai sistemi di rating. In realtà, la nudità o i vestiti succinti da soli non portano quasi mai il rating fino al 0Z. Di solito è un rating che viene messo solo ai giochi violenti, e giochi con una violenza grafica troppo elevata, di tipo splatter per intenderci, oltre a ricevere il 0Z, ricevono anche molte censure grafiche. Salmon. Un pesce,
Un salmone che avrebbe avuto due attacchi. Al posto dei pugni sarebbe guizzato in giro. E al posto dei calci deponeva uova. Stranamente quest'idea piacque al team di sviluppo e fu scartato solo perché nel periodo di uscita di Tekken 3 le sale giochi erano molto più in voga che adesso e quindi inserire un personaggio che non faceva assolutamente niente significava far pagare 100 yen a un giocatore che poi avrebbe utilizzato un pesce e quindi li avrebbe praticamente sprecati. Alla fine il fatto che è stato scartato è un peccato perché aveva anche una storia di background con Kuma che era perennemente interessato a mangiarselo. E lo ammetto, era il mio preferito tra i personaggi proposti. Ma in realtà sarebbe stato fantastico se lo avessero rimodellato un po', rendendolo una sorta di uomo pesce lottatore. Quello sì che sarebbe stato il miglior lottatore che potessero proporre. Dai, chi non vorrebbe un uomo pesce in un picchiaduro? Io lo voglio. Ordinario vecchietto qualunque. Un vecchietto qualsiasi, che non conosce nessuna arte marziale. Anche quest'idea fu cestinata subito dopo essere stata proposta. Ganmi-chan. Una ragazza lottatrice di sumo che idolatra Ganryu. Sarebbe stata una ragazza carina, una di quelle che si trovano in Idol Masters. Fu proposta per Tekken Tag Tournament 2, ma fu scartata per spingere invece sull'aumentare la popolarità di Ganryu, che effettivamente non viene usato mai da nessuno, e un personaggio del genere lo avrebbe solo oscurato di più. Oltre a questi, il produttore Katsuhiro Arada voleva inserire nelle votazioni anche un Pac-Man ultramuscoloso, ma Namco sembrava un'idea troppo azzardata e quindi non glielo permise. Alla fine vinse per l'appunto Eliza la Vampira, che venne inserita in Tekken Revolution il 19 dicembre 2013 nella versione giapponese, mentre il 7 gennaio nel resto del mondo. Fu seguita dalla soldatessa Sexy, arrivata seconda, e da Shin Kamiya, arrivato terzo. Purtroppo, con mio grande sconcerto, la sposa zombie e il salmone, che erano quelli che preferivo di più, arrivarono rispettivamente quarta e quinto. A novembre del 2013 Arada cercò di riesumare Ganmi-chan, dichiarando su Twitter che se il suo tweet a riguardo fosse stato retweetato almeno 1000 volte, avrebbe cercato di convincere il team di sviluppo a inserirla in Tekken Revolution in futuro. Purtroppo anche questo tentativo fu fallimentare, in quanto i retweet non superarono nemmeno i 500. Quindi Eliza è rimasta l'unico personaggio originale inserito in Tekken Revolution, ed è anche uno dei pochissimi personaggi giocabili ad essere stato inserito in un solo titolo della serie. Oltre a questo, è il primo personaggio non boss ad avere delle projectile moves, parabili ma che infliggono comunque chip damage, un po' come quelle di Street Fighter per intenderci, ed è il primo personaggio femminile ad avere come costume alternativo una diversa misura di seno, cosa che ha creato un po' di disappunto nei fan. Non è ancora chiaro se Eliza riapparirà in un altro titolo della serie in futuro, ma sono già molti i fan che stanno chiedendo a gran voce la sua presenza in Tekken 7.